Ragazzi, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni. Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Alla Marescala a pulire la cacca degli altri! Allora le dico che se da oggi io mi rivolgo al comitato, mi rivolgo dei disoccupati, che questa amministrazione ci prende per i fondelli rossa, gialla, verde, azzurra e merendischio, che si vogliono interessare solo dei problemi loro, io dico che il comitato deve portare in piazza con i microfoni l'appello di tutta la cittadinanza, che ci sarà rivolta, rivolta e rivolta. Cominciano a entrare, oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare come reventode, e loro dritti senza guardare. Ma non è meglio, buongiorno. Siamo a Radio Posta, siamo qui con disoccupati, movimenti disoccupati Battipaglia. Sono una dell'organizzatrice di questo movimento, che è il CDO, Comitato Disoccupati Organizzati, che è stato creato proprio perché le problematiche su questa città sono evidenti, sono catastrofiche, non evidenti. E le vogliamo rendere pubbliche e che qualcuno le prenda in considerazione, come le istituzioni, come gli enti provinciali, comunali, regionali. Noi siamo stanchi di vivere in questo modo. Abbiamo bisogno di un po' di dignità, perché lavoro è dignità. Lavoro è dignità e il problema è questo. E vogliamo risolvere qualcosa, perché comunque non ci fermeremo più assolutamente. Oggi diciamo qui siamo avanti. Oggi è la nostra prima manifestazione pubblica e continueremo a lottare, questo è sicuro. Vabbè, quindi è un invito a tutte le donne, soprattutto le donne e le mamme. Che in questo momento la crisi, diciamo, la stiamo pagando più di tutti quanti. La stiamo pagando noi, quindi, la stiamo pagando un po' tutti. Infatti, va bene, grazie. Un salario garantito a tutti i disoccupati!